Buongiorno Fagnano, eccoci col video del venerdì dell'amministrazione comunale. Parto con la statistica del mese di novembre. Sono morte 12 persone, sono nati 7 bambini e la popolazione di Fagnano Lone è di 12.521 abitanti. Un abbraccio e sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari nel mese di novembre e un benvenuto e un augurio alle famiglie dei nuovi arrivati. Sono stato sollecitato da varie parti di creare e scrivere un'ordinanza sindacale per vietare la vendita e l'utilizzo di botti o fuochi d'artificio sul territorio comunale. Questo tipo di ordinanze, come ho scritto in un post su Facebook, sulla mia pagina personale, non è possibile farle, perché il Tribunale Amministrativo Regionale ha praticamente annullato alcune di queste ordinanze. Pertanto l'unica cosa che mi sento di fare è quella di invitare tutti al buon senso, il buon senso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in un modo tutto sommato civile, con allegria e gioia, senza per forza di cose usare botti o fuochi d'artificio all'interno del nostro territorio, tenendo presente che questi rumori e questo scoppiettio di petardi causa comunque problemi anche ai nostri amici a quattro zampe. Siamo alla vigilia di un nuovo anno e si sta chiudendo il 2022. Il 2022 è stato senz'altro un anno di cambiamenti, ma anche un anno di passaggio importante. Siamo partiti con la pandemia, che era tutto sommato ancora incombente, e arriviamo alla fine che, bene o male, ci siamo lasciati un po' alle spalle questo brutto momento, anche se le notizie di questi giorni stanno un po' risvegliando la paura in alcune persone. Voglio, prima di augurare a tutti voi un buon anno, citarvi una piccola frase che sta scritta su una casa cantoniera sul passo del Bernina ed è un po', secondo me, il motto che deve essere per quello dei prossimi mesi. È una frase che non ha un autore certo, alcuni la dicono di essere di De Amicis, ma ve la cito così come è scritta: s'oggi non è seren, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà. Speriamo che il cielo torni sereno su tutti i fronti. Da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, da parte di tutti i dipendenti del comune di Fagnano Lona, un augurio di un sereno e un buon inizio 2023 a tutti voi e a tutti i vostri cari. Grazie a tutti.